Sì, ci sono state molte divergenze, soprattutto sulle premesse del ministro, nel senso che io parlavo di autonomia, lui parlava di articolo 3 della Costituzione che fa parte dei principi generali, ma che non ha un collegamento diretto con l'autonomia. Sono due cose assolutamente vere tutte e due, giuste tutte e due, ma che dovrebbero andare ognuna per conto proprio. Ciò detto, io ho chiesto al Ministro di sapere i tempi entro cui riusciremo ad avere la determinazione dei LEP e dei costi standard, visto che i governi che hanno preceduto questo e 8 anni di governi sono tutti stati di centro-sinistra, non sono riusciti a scrivere una parola su questa definizione. Quindi vorrei capire se lui ha bisogno ancora di 8 anni o se invece la cosa si può risolvere in pochi mesi. Aspetto, lui mi ha detto che darà una risposta e io aspetto con ansia che mi dica entro quando mi farà sapere quando sarà pronto per definire questi livelli delle prestazioni e i costi standard. Su quali temi ci sono più distanze? Ma non è che sostanzialmente abbiamo affrontato specificamente, l'unico tema sul quale ci siamo confrontati un pochettino di più è quello legato alla scuola. Sulla scuola sicuramente ci sono due visioni, l'una di carattere forse un po' più sindacal corporativo e un'altra di carattere concreto. Vorrei cercare di risolvere un problema che esiste per i nostri ragazzi da 70 anni, cioè quello di non avere la possibilità di una continuità educativa. Lui mi ha detto che su questa questione è assolutamente d'accordo, ma che ciò non toglie che non si possa in nessun modo incidere sulla questione legata all'istruzione. Ho fatto presente che esiste una sentenza del 2004 della Corte Costituzionale, la quale prevede invece una possibilità per le regioni a livello organizzativo, e gli ho anche detto con assoluta franchezza che se la risposta sarà a breve aspetterò di discuterne nel merito, se la risposta dovesse essere troppo lontana interverrò con una legge perché ciò mi è consentito dalla sentenza della Corte Costituzionale, poi loro la potranno impugnare, ma questo non toglie che io potrò fare questa scelta. Io però sono assolutamente positivo in questo senso, cioè io sono convinto che si possa riprendere il dialogo e che si possa arrivare ad una definizione. È chiaro che la questione dei tempi è una questione importante, perché ripeto, se per definire i LEP e i costi standard ci vogliono 8 anni, beh, allora credo, anche perché è una cosa che non c'entra niente con l'autonomia, è un principio di carattere generale, l'articolo 3, al quale tutti crediamo, che pensiamo sia doveroso venga realizzato, ma che non deve essere tale da subordinarlo all'applicazione dell'autonomia. Sono due cose distinte. Poi che si possa fare una scelta giusta va benissimo, ma che non si debba interrompere il processo dell'autonomia è altrettanto vero. Come? Lui mi ha detto che nel giro di pochi mesi mi dirà quali sono i tempi di cui il governo ha bisogno per definire questi due parametri. Lui mi ha detto pochi mesi, io aspetto pochi mesi, vediamo. Beh, allora sta parlando di pochi mesi davvero. No, non deluso perché più o meno avevo letto le stesse cose dette al presidente Zaia, quindi non pensavo che da me venisse con fasci di rose per dirmi che la situazione era diversa. Penso che sia la stessa identica cosa. Su questo tema il Conte 2 è meglio del Conte 1, diciamo in generale un assetto politico, una disponibilità come. Ma sa, anche Conte 1 a parole la disponibilità era massima. Presidente Conte, in occasione dell'incontro che facemmo alcuni mesi fa, al quale poi si
seguì un incontro stampa in cui il Presidente Conte aveva detto dichiarato la sua massima disponibilità a arrivare a una conclusione. Con lui addirittura eravamo entrati ancora più nel merito e i problemi da risolvere erano veramente pochi. Quindi, lei la risposta. Beh, secondo lei io sostengo una posizione sindacale corporativa? Io penso che sia importante ragionare, vede, qui si confrontano anche un po' due mondi. Io penso che sia necessario che i nostri ragazzi possano avere una continuità educativa, che tradotto vuol dire che abbiano lo stesso insegnante dall'inizio del corso alla fine del corso. Io penso che la nostra sanità abbia bisogno di assumere parecchie centinaia di medici e avendo le risorse lo dovremmo poter fare e non lo possiamo fare. Io faccio proposte concrete. Vediamo, mi auguro che il ministro Boccia sia altrettanto concreto. Mi è sembrato una persona molto capace, molto, molto disponibile a portare avanti questo discorso. Il ministro Boccia ha anche detto che lui in ogni caso può parlare con l'abbiamo detto anche della lingua italiana, essendo sia del sud sia del sud Milano. Oggi lo parla. Ma secondo me né milanese né pugliese, ha parlato soprattutto romano, che è la lingua che è più diffusa nel mondo della politica.